Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli atti di indirizzo impegnano la Giunta a coinvolgere il Consiglio nel processo delle decisioni. Selvicoltura, approvata a maggioranza una proposta che sollecita il Parlamento a semplificare il regime degli interventi nei tagli boschivi. San Casciano dei Bagni riapre la sua terrazza per una rassegna culturale pop con 15 incontri d'autore. PNNR condiviso. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la mozione del PD per la costituzione di un tavolo tecnico consultivo permanente composto da esperti qualificati e studiosi sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNNR. Decisivo per la votazione, da parte di Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega, l'emendamento inserito all'ultimo punto che impegna il Presidente e la Giunta a fare in modo che il tavolo tecnico riferisca alle commissioni competenti e al Consiglio sugli stati di avanzamento dell'elaborazione riguardo alle proposte della Toscana del PNRR. L'atto prevede anche l'impegno ad informare gli enti locali sulle progettazioni che riguardano i loro territori. La mozione inoltre impegna la Giunta a costituire un tavolo tecnico consultivo permanente sull'attuazione del PNRR e dei fondi strutturali del prossimo settennato, un tavolo composto da esperti qualificati e studiosi per affiancare la Regione Toscana nell'identificazione delle priorità e nella predisposizione dei progetti in grado di attrarre le risorse necessarie. La Giunta regionale dovrà adoperarsi perché tale tavolo tecnico possa interloquire proficuamente con l'unità di coordinamento struttura di missione per gestire al meglio, anche offrendo supporto ai diversi livelli istituzionali della Toscana, la programmazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie. Occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa, quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica, del superamento delle differenze tra territori e tra genere, di uno sviluppo sostenibile, di una maggiore coesione sociale. Ecco, per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori, di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province, i suggerimenti che verranno dalle imprese, e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi, noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali non soltanto per la ripartenza dopo la pandemia, che ha ovviamente acuito le criticità, ma anche per rilanciare un sistema economico, un sistema sociale, quello toscano, che sicuramente può avere nella regione un punto di riferimento importante per la sua ripartenza. Oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei toscani. Io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi, ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia, quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo. Ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente von der Leyen. Siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata. Ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito, immediatamente, a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio. Il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione, perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio, ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni, di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa regione, dove queste risorse, quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi, dovranno essere spese bene, spese in modo efficace, affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a termine davvero in modo positivo per tutti quanti noi. Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha
recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto. Oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana, la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi. Mancava, a nostro modo di vedere, il coinvolgimento del Consiglio regionale. Noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta, abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati recepiti, e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo. Questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica. In Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi, 760 miliardi di euro, oltre la metà andranno restituiti. Quindi sulle spalle nostre, che siamo i rappresentanti dei cittadini, i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentarli in Consiglio regionale, vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra. Quindi la politica non può, deve utilizzare i tecnici, ci mancherebbe altro, ma non può abdicare ai tecnici. Sì, è una discussione importante. A me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche, perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso, possa essere un progetto e progetti, diciamo, condivisi da soggetti pubblici e privati, ma una coprogettualità che faccia partecipi la Regione Toscana delle esigenze dei territori, al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finali, tempi ed esecuzione. Quindi una discussione che entra nel merito, ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha visto approvato il proprio progetto. Questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo. Il cambio di governo, il Presidente Draghi, ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole. Noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni, e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi, ma in particolar modo anche di Italia Viva, che con l'operazione politica che ha attuato, inizialmente magari non compresa, oggi rende tutto questo possibile. Selvicoltura, chiesta la semplificazione. Svolta nella selvicoltura in Toscana, con una proposta di legge al Parlamento, il Consiglio regionale chiarisce il regime degli interventi, in particolare su boschi e foreste, e interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica anche solo per il taglio di un piccolo appezzamento. Attualmente l'articolo 149 del codice prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi quali taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione, nel caso in cui i boschi e le foreste interessate siano quelle vincolate ex lege per effetto delle disposizioni prima contenute nella cosiddetta legge Galasso ed oggi confluite nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Con la nuova disciplina, e interpretando un parere del Consiglio di Stato, si intende far ricadere nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione anche gli interventi in boschi e foreste dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e successivi del Codice. Questa è una piccola economia della Toscana, ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione. Una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne, che è diventata un'esigenza oggi più che mai, perché mantenere il bosco vuol dire mantenere fossi, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico, e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, anzi quasi sempre ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire, e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco, sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello
che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli, eccetera, eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendi. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Guardate, quello che veramente nuoce all'economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che diamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità. Riapre la terrazza. Riapre sabato 3 luglio la terrazza di San Casciano dei Bagni. 15 appuntamenti, tutti a ingresso libero e su prenotazione, organizzati anche grazie al sostegno del Comune e al contributo del Consiglio regionale della Toscana. Si parte con l'incontro con Maurizio Marinella, imprenditore e punto di riferimento dell'alta artigianalità italiana. Tra gli ospiti della rassegna, l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, l'attrice Isabella Ferrari, l'attore e regista Marco D'Amore, Max Sirena, lo skipper protagonista nell'ultima Coppa America con Luna Rossa. Un'iniziativa particolarmente apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa che abbia la capacità di saper valorizzare le eccellenze che ci sono sui nostri territori. L'appuntamento della terrazza è esattamente questo: riuscire a dare un messaggio di speranza a un'Italia che vuole ripartire, a una Toscana che vuole ripartire, fatta di tanti incontri molto differenti tra loro, ma tutti con un profilo di altissimo livello. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza. L'ultimo comune della regione toscana, siamo proprio al confine con il Lazio e con l'Umbria, e cercheremo di animare questo comune piccolo, perché siamo solo 1600 abitanti, con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi, affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo, e quindi anche se ha tantissime ricchezze, vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono, e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali. Vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza.
La presidente dell'Associazione Culturale La Terrazza, Federica Damiani, spiega com'è nata questa iniziativa. L'idea è quella di creare una rassegna che possa spaziare da temi molto diversi e a pubblici diversi, quindi che possa parlare a pubblici diversi. Quest'anno infatti affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee, come le frodi telematiche, e il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. E affronteremo il tema del post pandemia con il professor Romano Prodi, che verrà intervistato da Dario Di Vico. Parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale. E avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo, che è Maxi Rena, lo skipper di Luna Rossa, che quindi ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento.